Stefano Ianni oggi reduce da una partita molto dura contro un giocatore come Manuel Neuer che era davvero ostico. E dici le tue sensazioni. Ma io già, lui lo conosco già da tanto tempo, sapevo che sarebbe stata una partita dura e combattuta. Infatti, tra l'altro l'ho incontrato 2 o 3 settimane fa a Trani e anche lì sono state 3 ore di match, tosto. Ho vinto Capito. 6-4 al terzo anche lì e quindi mi aspettavo anche prima della partita di dover lottare parecchio. È andata così, è andata bene per me, sono contento sicuramente. Primo set, ho avuto tante occasioni per chiudere prima, però alla fine l'ho spuntata con un 6-4. Il secondo set sono partito, lui è partito molto bene, io sono partito, sono rilassato un filino e poi lui mi è andato via, finito 6-0 proprio. Abbastanza facile, il terzo set, ogni game diciamo era molto lottato e alla fine su 5 pari l'ho breccato con 2-3 punti molto buoni e niente, mi è andato bene, ho tenuto il servizio, poi su 6-5 e niente, ho vinto il match. Oggi ho fatto vedere le caratteristiche principali, appunto, di esplosività, di potenza. Sì, diciamo che a dire il vero oggi non ho servito benissimo, non mi sono aiutato col servizio che è uno dei colpi migliori che ho e quindi ho faticato un pochino. Però sì, sicuramente nell'ultimo periodo sto cercando di essere più continuo con i risultati e per adesso sta andando bene. Ci racconti la tua esperienza nel luglio 2006 a Umago? Bei ricordi questi. Nel 2006 mi ricordo che l'anno non stava andando benissimo, ero giù di morale e insieme al mio allenatore abbiamo deciso di andare a fare un torneo grande, così per provare. Sono andato con Cipolla, con Flavio, e mi ricordo che entrambi, ogni match che quando finivamo ci incontravamo, diciamo hai vinto? Sì, hai vinto. Eravamo tutti e due increduli perché comunque è un ATP. Ci siamo qualificati entrambi, quindi è stata una bellissima esperienza. Poi, tra l'altro, io ho vinto anche un turno in tabellone e poi ho perso con Djokovic al secondo turno. È stata tra l'altro una bella partita, pensavo di perdere magari facile, invece è stato un bel match. Più che altro per le condizioni, perché sai, per me era la prima volta che giocavo a palcoscenico del genere. Io mi ricordo ancora, sai, quando fanno le presentazioni a inizio match, no? A destra e l'arbitro, no, Djokovic, bla bla bla, 5 minuti di tutti i risultati. A sinistra dell'arbitro, Stefano Ianni, ci vedete dato del mondo, il miglior risultato della sua carriera è questo qua. Quindi io già lì ero abbastanza teso, poi chiaramente mi sono sciolto piano piano, ho fatto un buon match e poi la stagione lì è partita alla grande, perché ho vinto poi successivamente 2 tornei, ho fatto dei buoni risultati nello Challenger e da 580 che ero mi sembra di aver finito l'anno più 350, qualcosa del genere. Com'è affrontare Djokovic, ma soprattutto vederlo adesso a tutti i livelli? Ma sicuramente all'inizio, prima di entrare in campo, uno è molto teso, alla fine io ho semplicemente pensato a divertirmi e a dare il meglio di me e alla fine è andata bene. Come Anche se ho perso, comunque è stata una buona partita. un'esperienza di quel tipo, com'è poi tornare nel circuito, tra virgolette, Ma io, dal minimo? punto di vista delle motivazioni, è sempre meglio giocare a tornei più grandi, chiaro, perché diciamo sei più portato ad esprimerti nel miglior modo possibile, però la bravura di un professionista è quello di affrontare qualsiasi condizione e di giocare comunque a un certo livello in tutti i posti dove uno va. È la prima volta che vieni qui a Siena? Una volta che vengo a Siena, non ho ancora visitato niente perché sono ancora in gara, quindi non ho avuto tempo di non so, andare in centro, comunque di visitare qualcosa, però per adesso il circolo sto benissimo, si sta molto bene. Gli organizzatori, le persone che sono qua sono molto amichevoli, per adesso sto proprio bene.